Orario, trasmissione fuori programma, trasmissione fuori di tutto praticamente, perché sinceramente non avevo idea di poter riprendere a trasmettere così presto. Ma va bene, comunque ci siamo, siamo qui e lasciatemi fare sempre alcune prove per favore. Buonasera, buonasera a tutti. Non, è una trasmissione, dicevo, fuori programma, stiamo facendo semplicemente così un piccolo passatempo. Io anche, insomma, ho dato una media, una piccola rinnovata qui, rinnovata, insomma, ho fatto qualche cambiamento per vedere se è possibile andare avanti con questo tipo di configurazione. Non so fino a che punto veramente sia possibile, mi auguro di sì, ma nel frattempo, come sempre, facciamo queste prove. Io non avevo programmato questa cosa, sinceramente, questa sera, perché come dovreste ben sapere, non ci sono, non c'è una programmazione prefissata per i giorni pari, ovvero oggi è giovedì, se non sbaglio. Quindi non era previsto che io facessi questa trasmissione, solo che poi, tra una cosa e l'altra, mi sono premurato di farlo. Ora devo fare un paio di modifiche, se permettete. Sinceramente non saprei da dove cominciare. Proviamo a cominciare da qui, sperando che funzioni questa cosa, perché ho visto che va un po' a rilento. Mi auguro solo che non sia problematico. Allora, ecco, intanto devo cambiare il titolo, perché praticamente ho ancora il Resident Evil di ieri sera, che poi se tutto va bene lo riprendiamo domani sera, così magari vediamo di arrivare più avanti possibile. Adesso mettiamo, chiacchieriamo insieme a Paperino. Così vediamo se è possibile. Devo mettere anche il titolo del gioco. Mi pare che fosse Going Quakers, una cosa del genere. Non è Going Quakers. Va bene. Ad ogni modo ci siamo. Immagino che vada bene così. Poi sinceramente non saprei dirvi quanto duri, se va bene o non va bene. Perché intanto questo programma di trasmissione ogni tanto mi dà qualche errore, ogni tanto mi dà qualche problema di configurazione, eccetera, 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 eccetera. Che diavolo è successo? Ciao Harlock, perché che diavolo è successo? Cosa è successo? Fammi capire. Cosa è successo? Non so, sono un po' impreparato. A vedermi qua il giovedì sera, dici? E a vedermi anche fuori orario, effettivamente. Sì, sai cosa? Che non ci siamo abituati. Quindi può sembrare strano. Sì, è successo che niente. Siamo qua. Facciamo una trasmissioncina, ci teniamo compagnia. Non l'ho messo neanche sul gruppo di Telegram. Ma a proposito, c'è il gruppo Telegram. Ora lo aggiorno. Un giorno metto semplicemente il fatto che siamo online. Poi se i pochi iscritti che ci sono a Resident Evil. A proposito, vedi, ho appena cambiato il titolo della didascalia. Puoi controllare per favore se si è aggiornato? Nel frattempo scrivo di essere online. Mamma mia, non so scrivere col telefono. Quindi dicevamo, niente, non c'è un programma. Sì, avevo pensato di mettere Paperino giusto perché passare il tempo, anche perché per te, Harlock. Ah, grazie. A posto. Ciao, ciao. mi avevi fatto proprio tu questa richiesta, per cui io avevo già cominciato a giocare, tu l'hai visto, insomma, sei tra le più assidue partecipanti. Tu mi fai compagnia fin dal principio, io questo lo apprezzo sempre tantissimo. Ti avrò ringraziata, penso, su 100 video e 98 ti avrò ringraziato. Comunque, credo sia questa la media. Poi va bene, ognuno ha le sue cose da fare, i suoi impegni e cose del genere. Scusate, c'è la cuffietta che cigola un po', però. Vabbè,
non va bene così. Ci vorrebbe un po' d'olio, l'ho già detto io. Comunque, niente, io dicevo, sono qui per passare un po' di tempo. Poi, eventualmente, se c'è qualcosa da fare, se c'è da giocare, giochiamo. Se c'è da chiacchierare, chiacchieriamo. Se vogliamo fare la live notturna, però vedi, per la live notturna siamo anche in anticipo. Siamo molto, molto in anticipo. L'orario, che ora è? Sono le 22 qualcosa, 22:15 e 20 giù di lì. Non ho l'orario sott'occhio. Scusi, signor orario. C'è un'ora 22 e 21. 21. Ogni tanto riesco a risalire a un posto dove poter guardare l'orario. Devo mettermi accanto alla telecamera qui, devo mettermi un orologio. Oppure lo devo metterla di fronte, un orologio di quelli digitali a schermo telescopico con un proiettore. C'erano gli orologi a proiettore, erano, che non so, ci saranno ancora sicuramente. Erano quegli orologi che messi sul comodino. Proiettavano proprio l'orario verso il tetto, giustamente proiettato, diventava gigantesco. Solo che se non si è abituati praticamente a qualcosa, poi tu sei coricato, apri gli occhi e ti ritrovi quella luce rossa piantata sugli occhi. Se non sei abituato, non è carino. Però, insomma, diciamo che a rigor di logica si può proiettare anche da un'altra parte, diciamo. Però vabbè. Era fatto in modo che si poggiava sul comodino e proiettasse verso l'alto. Ai tempi era un carrozzone così, ora sarà un microchip e un LED. E vabbè, i tempi cambiano, le cose si evolvono, non tutto, ma le cose si evolvono. Come va stasera l'audio con questo coso qua? Io non ho, oddio, ho fatto delle prove. Chiaramente, però non so se adesso con questi piccoli cambiamenti che ho fatto, io una cosa che ho notato è che la voce che sentite dovrebbe essere un po' meno rumorosa, ovvero ci devono essere minori disturbi di sottofondo. Ho attuato una configurazione secondo la quale mi dà la possibilità di avere un suono della voce più limpido, ecco, meno robotico. Era una cosa di poco, però comunque ha funzionato per quello che ho fatto. Certo, non stasera perché sicuramente, oddio, non lo so se voi lo percepiate, credo di sì, però l'allergia mi sta dando diversi problemi, tra cui quello di avere mal di gola e la voce un po' rauca. Penso si senta anche da ieri sera, si sarà sentito. Bene, comunque, siamo qui per poter intanto riprendere un po' le trasmissioni per dare nuovamente un po' di ritmo. Ci eravamo abituati fino a 2 settimane fa di avere trasmissioni costanti. Comunque, un giorno sì, un giorno no, talvolta pure nei giorni non prefissati come questo. Però sono andate un po'. E siamo andati un po' accelerando. Poi, insomma, la settimana scorsa c'è stato un blocco per vari motivi. E questa settimana, se tutto va bene, mi auguro di poter riprendere con frequenza normale, con la programmazione classica. Ora, tra le altre cose, ho provato anche a sistemare lo scorrimento del video. Voi lo vedete in alto qui. Sopra di me c'è questa scritta, e là in quella direzione dove stai? No, di là, ecco, di là c'è la faccettina di Claire, se la vedete. Io non so, è di qua, dovrebbe essere la mia a destra, quindi è di qua. Aspetta, vediamo se riesco. Sì, è di qua, perfetto, è in questa direzione di qua. Lei è in alto a sinistra per voi, per me giustamente è a destra. Io non ho dimestichezza con queste cose, proprio non è cosa mia. Stare davanti alla telecamera non è cosa mia, non sono un volto televisivo, ho un volto da trasmettere, però questa è una cosa che mi piace fare, poter condividere, come leggete anche nella descrizione
di Twitch, condividere le cose che faccio con gli altri, ma non per farsi vedere, per mettersi in mostra, perché sì, certo, la vanità c'è, siamo tutti un po' vanitosi nel nostro piccolo, però la voglia di condividere, di poter stare insieme per ora che non si può o non si potrebbe stare insieme, allora sì, ovvia in questo modo, se così si può dire. Non so quanto sia giusta questa cosa, ma è un argomento che abbiamo già affrontato a Salottino. Se volete, c'è una delle puntate del Salottino e parla proprio di restrizioni. Nel titolo c'è scritto restrizioni, quindi sul canale di YouTube potete andarla a vedere. C'è un discorso. Se poi volete commentare, riparlarne, magari quando c'è Salottino. Lo approfondiamo, osserviamo qualche altro punto, non lo so, non lo so. Potete decidere bene di parlarne o meno, insomma. Va bene, direi di passare al nostro giochillo. Io mi cuffizzo, scusate per il movimento al microfono. Questo microfono deve ancora andare in una posizione che non è questa, non so quale sarà sinceramente, perché dovrebbe essere anche messo di fronte a me, ma per metterlo di fronte sorgerebbe un altro problema, quindi per ora devo averlo qui a fianco. La mia intenzione era quella anche di metterlo verso l'altro, proprio come le giraffe, ma quello diventa ancora un altro nuovo problema, quindi non so quanto sia plausibile. Comunque, vediamo di passare al giochino, magari facciamo qualche livello così mi distraggo un pochettino pure io. C'è il giochino di Paperino, chiaramente. Vediamo se riusciamo a cambiare noi l'overlay qua. Mi sposto da questa parte e riprendo il giochino e non capisco perché. C'è questo scatto ogni tanto perché c'è sempre quel problema di poca compatibilità. Comunque va bene, io vado avanti. Non so se per voi va bene il volume di gioco, se è troppo basso o cose del genere, sinceramente non lo so. Proviamo a caricare, che io non mi ricordo, abbiamo giocato il giorno 6. Pensa un po' quanto tempo è passato, diciamo. 2 settimane. Quindi c'è. Allora. Tastini, questo non è, questo per saltare, questo per picchiare, va bene, abbiamo fatto solo il primo stage, a meno che io ricordi. Va bene, andiamo da Archimede, cosa ci dice? Devi comprarti un faro da puntare in faccia, un faro per che cosa? Perché sono. È troppo scuro forse qui? Non si vede chiaramente. Io vedo abbastanza luce, sinceramente. Poi non lo so. Se tu pensi che sia scuro, magari posso accendere un'altra luce sperando che non dia fastidio poi sullo schermo. Dimmi se ti sembra scuro, ma non credo. Cioè, io l'immagine che vedo, cioè, da me è piccolina l'immagine, però mi pare che sia abbastanza illuminata. Poi non lo so. Quindi, dove siamo qui? Bella musica. Non è la stessa dell'altra volta. Sempre che scatta, vabbè, ma quello è un problema. Aspetta, cos'è? First Avenue. I grattacieli della città. I tetti. Vediamo cosa ci dice qua. Ho afferrato tutto? Diciamo di sì. Ok, tu dici se vinci tutte le prove di Gastone ti do dei vestiti nuovi. Ok,
Ah, d'accordo, va bene, sono quelle a tempo, ma vabbè, non credo sia il caso di farle adesso comunque, dai. Intanto facciamo i livelli normali, poi vediamo. Dunque. Ah, proprio tutto cambiato, giustamente questa. Quindi questa sarebbe Paperopoli, va bene. Poverino, il lavoratore non volevo. Vabbè, questa immagine ci salti sopra, no? Poverino. Un po' tenerezza. Aspetta. Ah, infatti avevo visto. Non mi sembra sicuro che. È che non capivo a cosa ti riferissi prima. Ma a proposito di cosa, Harlock? Non ti seguo. Rendimi partecipe del tuo pensiero di modo che io possa comprenderlo. È un po' diverso, giustamente, dai primi livelli. Aspetta, ma qua c'è uno di quei cosi. Ah, questi sono i giocattolini nuovi allora. Quindi. Ah, ecco, io mi lamentavo appunto che ci fossero solo quelli, invece cambiano ogni livello. Allora, questo era quello da sbloccare, mi ricordo. Perfetto, va bene. Parsec. Oh, buonasera, Parsec. La musica più bella che c'è. Questa ti piace di più dell'altra? Oh, cadei. Peccato. La musica mi ricorda un pochettino quella di Unplugged. Sì, quelle che hanno usato l'intermezzo di Unplugged tra uno sketch e l'altro. Sta musica un po'. Immagino che sta cosa mi faccia malissimo, vero? Anche se sente bassa. Vuoi che aumenti la musica? Aspetta un attimo. Provo a aumentare un po'. Aspetta, perché qua si deve fare sempre un attimo di casotto. Ok, va un po' meglio adesso. Ma sto coso elettrico io per sicurezza non lo prendo, ma immagino mi faccio molto malissimo, vero? Immagino che io mi posso cuocere direttamente su sto coso. Abbasso un po' la musica della mia cuffia, perché sennò. Infatti, l'ho preso, ma. Ho fatto incavolare Paperino. E non sono riuscito nemmeno a evitare questo. Va bene. Sa un po' di jazz e un po' di funky. Non è male, dai. Dimmi se adesso il volume va meglio della musica, sinceramente, perché. Ah, c'è un altro giocattolino qui. Quindi devo andare a prendere. Ah, ecco. 6 secondi. Ci arrivo. Lì, però il laboratorio mi fa un po' di tenerezza, un po' meno quelle cose. Guarda! Questa è la macchina sua, come si chiamava la macchina sua? La 313? Mi pare di sì. Questo fatto che scatta così, dannazione. È assurdo che un gioco che ha 20 anni, più di 20 anni, debba scattare. Solo perché c'è l'incompatibilità. Ma queste cose che ci sono qua dentro si attivano automaticamente, non so, sono tipo checkpoint. Ma è questo il checkpoint. No, di nuovo, poverino. C'è un po' di differenza tra il punto che colpisco. Aspetta. Si deve entrare qui. Ok. Aiuto per non vedere, ci devo arrivare solo in tempo. Il balletto che fa.
Sì, effettivamente non è così grande, però il modello era quello. No, dovevo salire lassù. Vabbè, voglio salire lassù, tanto. Perdo una vita, ma ce n'è un'altra praticamente. Di nuovo da qui, no? Allora, mi ricordo che 313 paperino che era bellissimo. Se non sbaglio ce l'avevo un modellino. Da qualche parte ce lo dovevo avere ancora impacchettato tra le altre cose. Cadevo di nuovo. Di nuovo. Di paperino. Io mi ricordo di averci. Non mi ricordo, era naturalmente con le cose, con col topolino. Più sembra l'auto di Paperone, dici tu? Sì, perché effettivamente la 313 è più piccolina. Perché sono caduto di nuovo? Io sinceramente, allora, mi ricordo che la 313 era un pochettino più bombata, diciamo. Più arrotondata, questo me lo ricordo. Però sinceramente non. Il modello preciso no. Certo, sicuramente non così grande. C'è qualche problema di caricamento. No, non è il problema che. Io non vorrei cadere, il fatto è che, vedi, va rallenta con gli scatti e mi fa perdere. E questo è il fatto. Siccome scatta, mi fa perdere l'attimo per arrivare al punto giusto. Non c'è niente da quell'altra parte, no. Vabbè. Però non ho preso il coso, il pezzettino quello. Vabbè, poi lo rifarò il livello, non è un problema. Non ho preso il pezzettino quello del livello segreto, quello di qua. Va bene, dai, intanto facciamo i livelli normali, poi si vede quali sono le altre cose. Che tra l'altro c'è anche una sottospecie di aneddoto con questo. Con questa cosa di. Con la storia della 313. Aiuto. Qualcosa mi dice che comunque io fino laggiù ci voglio andare, non so perché. Ma allo stesso tempo non ci voglio andare mai adesso. Dov'è l'altro giocatore lì? Devo tornare indietro, dici? Vabbè, posso rifarlo il capitolo, non è un problema. Se devo scendere in quella cosa, allora, il pezzo era a destra nel palazzo viola. Va bene, dai, non è un problema, si può fare in qualsiasi momento. Ha paura di perdere l'equilibrio? Bene, dai, si può fare in qualsiasi altro momento, non è un problema. Intanto voglio semplicemente andare avanti, poi anche per imparare un pochettino, per cercare di. Vedi che scatta sto fatto che scatta. Non so perché, sinceramente. Cioè, oddio, il perché lo capisco, perché l'emulazione del vecchio PC è improponibile, davvero. Quando prende anche questa specie di cosa che lo fa andare in forza praticamente. Ecco. Mi sono risposto da solo, stavo chiedendo, è immune alle altre cose? No. Dov'è l'altro giochillo? Bravo di che cosa? Però queste cose sono un pochettino tradimentose, cioè come fai a sapere che ci sono? Ah, dall'ombra, dalla macchia nera in basso. È bellissimo il suo atteggiamento messo basso, con i pugni verso il basso, che ti fa capire che quando è stato colpito, no? E lui, per farti capire che il primo colpo lo ha subito, allora si mette nella posizione arrabbiata, di nuovo ti fa capire, al prossimo colpo mi sono fuori praticamente, tipo questo.
faccio andare adesso. Non ci voglio per qui. Non mi interessa, vero? Ci dovrei andare, tipo. Perfetto. Segui poco? Va bene, forse non preoccuparsi, siamo qui anche così giusto per, non era una cosa programmata. Solitamente i programmi sono sempre ricco. Aspetta, dov'è il coso per sbloccare il giocattolino? Sarà più avanti invece. È bellissimo anche sto balletto che fa quando completa tutti i giocatori. Mi piace tantissimo. Quelli che sono bidimensionali, diciamo, questo il livello che non è in 3D è leggermente più giocabile di quello. Oh, qui ho trovato il pezzo di segreto. Vabbè, era più semplice arrivarci. Oh, cadei. Certo, c'è però anche la noia, giustamente, che qua se una volta c'è più semplice cadere. C'è anche il fatto che allo stesso momento poi si ricreano pure i cubetti per le stelline, quindi è fatto anche in modo che non sia decisamente fastidioso fare una cosa del genere. Pensate che mancava solo questo salto praticamente. Va bene. Ecco, vedi, qui abbiamo preso il pezzo segreto. I bassotti. Ma poi magari chissà, in un futuro prossimo fare il livello di modo che si possa sbloccare un po' tutto. Vabbè, comunque non. La senti adesso bene la musica? Ah, se non altro comunque un pochettino di abilità ci vuole, eh? Cioè non è proprio il platform buttato lì, c'è un pochettino di impegno da utilizzare. Poi vabbè, bisogna anche tralasciare il fatto che io non sappia giocare. Sia. Cioè io non faccio testo in questi casi, chiaramente. Allora. Posso atterrare lì? Poi voglio vederti nell'ultimo livello del gioco. Immagino che sia di una difficoltà allucinante praticamente. Perché non riesco a passarlo mai. Questo poverino che mi saltiamo addosso. Accelera vistosamente. Come ho fatto a mancarlo? Non lo so nemmeno io, sinceramente. Però è bella questa cosa di saltare nei tetti, nei balconi. Questa è una cosa preziosissima. Non mi piace questo rumore che sento verso lì. Ah, è un rumore. Mi chiedo che si metta a usare il martello pneumatico sul tetto.
giocattoli da qua. Sai cosa? Vabbè, c'è da dire anche che è un pochettino vecchiotto, quindi non si può pretendere chissà quale grafica, sai, chissà quale magheggio, quali potenzialità. Mi sa che non dovevo saltare lì. Questo lì, quindi a breve posso prendere anche qualche salto. Ok. L'avevo visto, sono andato un po' a fortuna per quest'ultimo, diciamo, per l'ultimo salto verso il questo soffione, chiamiamolo così. Dove è il giocattolino? Allora qui c'è il giocattolino dall'altra parte. Aspetta che vedo di liberarmi la strada da questo. Vediamo se ci posso arrivare più semplicemente così. Dai. Ah, era l'ultimo, va bene. Dove devo arrivare? Che c'è un sacco. È graziosissimo sto coso che lui... Dove devo andare? Scusami. Dovevo andare da sotto semplicemente. L'ho visto, l'ho visto. Mi chiedo se facessero adesso un gioco di questo genere come sarebbe. Perché adesso vanno per tutti i giochi tipo, sai, un po' come Kingdom Hearts, che ha preso tutti sti gli eroi di Final Fantasy e i personaggi Disney. Hanno fatto il gioco, credo che sono caduto perché si è bloccato tutto. Usa anche tu un martello pneumatico sul tetto e sveglia i vicini, certo, soprattutto di notte, che di notte è bello usare un martello pneumatico, eh? Vedi come si blocca, scatta in maniera impressionante, come se gli dovessi dare il tempo di caricare ancora, come si faceva ai tempi. Quando il gioco dipendeva tutto praticamente dal CD, no? Invece qua diciamo che io ho anche parecchia memoria per poterlo gestire facilmente, ma mi sembra che lui non gradisca il fatto che possa gestire il gioco in memoria, quindi se lo gestisce un po' tutto, lo sai. Bellissimo, guarda lui che si allarga proprio, vabbè, dalla persona animata, chiaramente fa tutto, fatto in modo che sia un comico anche, no? Anche il fatto quando lui subisce i colpi, comunque si arrabbia a modo di Paperino perché ti deve far ridere, quindi è grazioso anche questo. Ricordi i bassotti che avevano tutti i nomi? Loro non avevano i nomi, si chiamavano tutti con i numeri, con i codici, no? Anche nei fumetti, ricordo quando leggevo fumetti di Topolino. 116 milioni di anni fa. Qua siamo proprio da funky, no? Sul tetto proprio di notte, visto? Parlo che stavolta siamo proprio in piena notte. Funky, però c'è anche un po' di... Aspetta,
mi ricorda qualcos'altro. La chitarra fatta in questo modo. Cos'è il pellicano? Diamine. Poverino però, lì sotto, tutto tranquillo sul nido. No, addirittura. I platform rotanti. Potrei impazzire per questa cosa. Non ce l'ho fatta. Di nuovo da capo? Non avevo preso altro checkpoint, vabbè. Vedi che si blocca a caricare. Devo aspettare un poco, non c'è un livello più bello di tutti? Questo per te è il livello più bello? A me piace moltissimo il fatto che sia fatto di notte. Vabbè, io l'ho detto tante volte, il debole per la notte e per la pioggia, l'ho detto mille volte, con questa 1001, chissà quante altre volte lo dirò. Ma qua c'è, hai visto come è finito? Ho dei problemi a calcolare la distanza, c'è poco da fare. Scusi che mi riprendo le mie due stelline. Ma che cos'è sto coso, sto uccellaccio, che cosa diamine sarà mai? Oddio, ho fatto lo stesso rumore dei Silent Hill, ho fatto quello. Checkpoint, l'ho trovato un altro. Gli giro la testa, morì. Però è carino pure lui, dai. Graziosissimo. Dove è il giocattolino? Non lo vedo. Non lo vedo. Sento il cane abbaiare, che è seccato. Però finito dal cane. C'è qualche effetto della chitarra, ma questo è continuo. Qualche effetto della chitarra ricorda l'arena di Castlevania Symphony of the Night. Mi fa vedere quello che succede. Che bello. L'acqua elettrificata, sono proprio contento, veramente. Sono molto molto contento. E mi spieghi perché questo è il livello che preferisci, Harlock, sinceramente. Cioè, bellissimo, cioè lo vedo che ha un suo fascino tutto caruccio, notturno. Ho fatto a mancarlo completamente. Ah, è saltato troppo presto stavolta. Anche il fatto che abbiano animato lui giustamente. Cioè, non hanno fatto bene, dai, diciamoci la verità. Sempre facendo riferimento al fatto che si tratta comunque ormai di un gioco vecchissimo. Io non ricordavo di averlo giocato, forse l'avrò giocato, ma figurati se non vado a ricordare un gioco che magari non ho giocato così assiduamente 20 anni fa. Prendila questa stellina. Che ci passo attraverso? Vabbè. Praticamente i checkpoint cosa fanno? Dormono e quando ci passo io si svegliano? Attento paperino, stai facendo un bel volo. Ma qua diventa complicatello, eh? Questi fanno stesso sound effects di Silent Hill, no? Il gioco quello che volete, che sound effects è uguale. Non ho preso il pezzo perché era dall'altra parte, vabbè, ma ormai pazienza, tanto non è essenziale. Piccione! Cosa dici? Allora, appunto, è affascinante l'atmosfera notturna e la musica. Ma è l'unico livello che c'è di notte? Quello di prima pure era di sera.
un po' meno sera, tipo un po' più imbrunire. Era un cagnito questo qua, ma è piuttosto insistente, devo dire. Questo è fantastico. Guarda come fa. No, non sono riuscito a mancare. Hai evitarlo praticamente. Io corro perché praticamente appena c'è il timer, ecco, infatti voglio arrivare al giocattolino. Perché poi se non si prendono i giocattolini, cioè posso evitare tutto, ma i giocattolini no. Che praticamente non si supera il livello se non si hanno i giocattolini, no? Perché non c'entra, c'è un... Puoi tornare indietro a prendere? Sì, vabbè, lo prenderò poi. Insomma, mi interessa per ora riuscire a risolvere il problema, andare avanti. Vabbè, fantastico per me, vuoi dire? Figurati. Poi rimandiamo magari il livello segreto un'altra volta, non c'è un problema. Main Street. Strada principale. Ma dimmi, praticamente quando poi lui si sblocca tutti i livelli, prende il vestito di PK? Cosa dovrei fare a scappare sempre, no? Anche questa musica è bellissima, dai. La musica è fantastica. È difficilissimo questo, stando al fatto che non riesco ad avere il controllo preciso perché scatta in continuazione. Ma cosa che l'altra volta non l'avevo fatto scattare? Cioè, meglio, scattava molto di meno. Nonostante le difficoltà assurde che mi sta dando di scatto, sto andando abbastanza bene, voglio dire. Immagino poi ci siano dei premi se fai tutto questo tutto preciso preciso. Penso che con la tastiera sia alquanto improbabile riuscire a farlo. Ehi, Paperino! Alla fine mi hai raggiunto! Che ne diresti se io e te ci confrontassimo in una questa piccola bella gara? Musica. Se sei in grado di battere tutti i miei tempi record in quest'area, allora ti darò qualcosa per cui vale la pena di correre. Ok, Paperino? A proposito, buona fortuna! Ne avrai bisogno per battere i miei record! Questo è il funky, è bellissimo, quanto mi può piacere il funky. Senti? Magari. Ah, dici, magari l'abitino di pick up, bellissimo, dai. Il gioco di pick up non mi ricordo quale, ne ho visti un paio, un milione di anni fa. Addirittura ce n'era uno per, non mi ricordo quale computer era di quelli vecchi, se era l'Amiga, il Commodore 64, non mi ricordo, ma era lento, lento e macchinoso. Solo che a me pick up piaceva sempre un casino, per cui. Quale gioco di pick up dici che è su qualche console, dimmi. Non abbiamo salvato però perché ci sto pensando. Com'è che si salvava? Grazie Paperino! Adesso che il secondo teletrasportatore funziona, posso teletrasportarti a Paperopoli!
si salvò. Ecco, salva. Sovrascriviamo il secondo. Ah, dici per PS2? Ah, ok, va bene. Va bene, va bene. Per adesso va bene così, almeno per questa cosa. Aspetta che esco da qui. Pick up per PS2, sai che sinceramente non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo qual era. Pick up per PS2. Dovrei andarlo a rivedere teoricamente. Sai cosa posso fare? Facciamo una bella cosa. Usciamo da questo. Lo lascio. Così. Almeno io posso eventualmente anche fare una ricerca per dire di questa cosa. Togliendo chiaramente. Che non ricordo. Pick up per PS2, non guardo filmati, voglio solo vedere qualche immagine per vedere se mi ricordo il gioco, vedere se c'è qualche riferimento, perché sinceramente in questo momento non riesco a farmi un ritorno alla testa, non saprei dirti. Sì, sembra che qua si muova qualche cosa, perché mi sa che non è molto d'accordo. Sì, sarebbe carino se trovassi qualche risultato. Grazie, molto molto grazioso, gentilissimo. Possibilmente entro l'anno. Niente, c'è il motore di ricerca bloccato. Forse stavo ancora ripulendo un po' la memoria. Allora, Disney Pick Up. Allora, ce n'è uno, mi dice Out of the Shadows. È questo Out of the Shadows? È in pratica identico a questo. Mi sembra che sia uguale praticamente, da quello che vedo mi pare che sia lo stesso. Certo, totalmente con un'altra ambientazione, però mi sa che comunque forse avrà le armi in più. C'è Disney Donald Duck Pick Up. Non so se sia lo stesso gioco. Non ci sono copertine diverse, mi sa che è soltanto uno. Pick up Out of the Shadows. No, non l'ho giocato, se è questo non l'ho giocato. Sembra che siano due però i giochi. C'è Out of the Shadows e ci dovrebbe essere anche Chi è Pick Up, ma forse Chi è Pick Up è il titolo italiano di Out of the Shadows. Sì, probabilmente sì. Dato che in americano questo si intitola, quello che giochiamo noi si intitola Going Quakers. E da noi si intitola Operazione Papero, che non c'entra assolutamente a niente, quindi voglio dire. Penso sia lo stesso identico gioco. Cioè è difficile che Pick Up facciano più di un gioco, voglio dire. Sinceramente anche lo stesso fatto che l'abbiano fatto il gioco di Pick Up su PS2 già è strano, perché era un tempo. Oddio, eravamo quasi già alla fine di Pick Up per quanto riguarda la PlayStation 2.
si seguiva molto poco, insomma, al tempo. Va bene, comunque, poi a quanto pare dovremmo fare, naturalmente, per forza il livello, andare a sbloccare quel livello, comunque, tranquillamente. Va bene, dai, a questo punto direi che ci siamo. Per questa sera va bene così. Anche se ci sono delle strane cose e che io non riesco a capire, sinceramente. Ci sono delle innovazioni che io dovrei fare. Dovrei anche capire il perché il PC ha questo tipo di sfruttamento. E non è assolutamente normale, voglio dire. Comunque, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ok, dai, abbiamo trasmesso per questa sera. Vediamo di riprendere un po' questa ritmica un po' più velocemente, un po' più energicamente anche. Possiamo poi prendere i nostri giochi, quelli che abbiamo per ora in programma, d'accordo? Io vi saluto, vi abbraccio come sempre, vi auguro una buonanotte e naturalmente ci ritroviamo al prossimo video.